Salve a tutti, sono Mario Continuo e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi vi parlerò del Conte Dracula e dei vampiri. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. I vampiri vengono descritti in moltissimi modi, ma l'immagine più nota è quella di un non morto, un essere che sopravvive nutrendosi del sangue delle sue vittime, ossia della loro stessa essenza vitale. La figura del vampiro nell'Occidente risente molto della teologia cristiana, al punto tale da essere considerato una creatura del demonio, al pari di un demone, ciò in quanto sarebbe stato proprio il diavolo ad aver creato il primo vampiro, che poi avrebbe diffuso il vampirismo nel mondo come una specie di virus diabolico. Il folklore sul vampirismo, perché di folklore si tratta, risente così tanto dell'influenza del cristianesimo che alcune delle armi ritenute capaci di uccidere i vampiri sono appunto l'acqua santa che li ustionerebbe, la croce che eviterebbero persino di guardare per non soccombere e il sole che li ucciderebbe tramite una specie di autocombustione, questo perché il sole è espressione stessa del Dio solare, quindi Gesù Cristo e la Santissima Trinità. Per questo il vampiro, ad esempio, è considerato un essere notturno, cioè agirebbe di notte, mentre di giorno rimarrebbe rintanato nel suo rifugio, nell'immaginario collettivo, addirittura all'interno della sua tomba. Il vampiro non si rifletterebbe negli specchi, perché anticamente si riteneva che lo specchio riflettesse l'anima della persona. Essendo il vampiro un non morto, quindi privo di anima, lo specchio non rifletterebbe nulla. Questo essere potrebbe trasformarsi in pipistrello o ratto, poteri che il folklore attribuisce anche alle streghe e in verità ad ogni altra creatura ritenuta demoniaca. Pugnalare il cuore di un vampiro con un paletto di legno e seppellirlo inchiodato alla bara con un mattone in bocca e un grosso peso sulle spalle e in posizione supina era l'unico modo conosciuto con il quale si poteva impedire ad un presunto vampiro di tornare nuovamente nel regno dei vivi, magari per vendicarsi. Il vampiro più famoso è certamente il Conte Dracula, protagonista di molti romanzi e film di successo. Ma chi è realmente? Vlad III di Valacchia nacque a Sighisoara, spero di averlo pronunciato correttamente, cioè in Romania, il 2 novembre del 1431, figlio di Vlad II Dracul, membro dell'Ordine del Drago, fondato per proteggere il cristianesimo nell'Europa orientale e dal quale poi Vlad III acquisirà il soprannome ormai noto a tutti, ossia Dracula. Molti conoscono solo la leggenda cinematografica di questo personaggio, noto vampiro capace di uccidere le proprie vittime dissanguandole con un morso alla gola, perché costretto a vivere in eterno cibandosi del sangue umano. Secondo la leggenda fu Satana il diavolo a fornire al conte Dracula i suoi terribili poteri. In realtà Vlad Zepes, che in rumeno significa l'imperatore, anche qua spero di aver pronunciato correttamente il nome in rumeno, fu per 4 volte voivoda di Valacchia. Il suo soprannome, l'imperatore, deriva dalla sua predilezione ad impalare appunto i nemici e in particolare i prigionieri condannati a morte. Vlad III fu fonte di ispirazione per lo scrittore irlandese Bram Stoker, che su di lui plasmò il suo personaggio più famoso, appunto il vampiro Conte Dracula, nel 1897. Quando i nemici del cristianesimo decisero di invadere l'Europa, iniziando proprio dalla Romania, si trovarono di fronte a uno spettacolo raccapricciante. Migliaia di cadaveri impalati erano lì messi in bella vista, pronti ad accogliere i nemici. Il timore e la sorpresa furono tali che il morale dei guerrieri cadde drasticamente, così come la loro voglia di combattere, e l'attacco quindi fallì miseramente. Vlad III è ricordato quindi come un eroe del cristianesimo in Europa e non come un mostro sanguinario dai demoniaci poteri. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Potete anche richiedere un determinato argomento scrivendo qui sotto nei commenti.